Questa storia nasce nel 1998, pure perché sono nato io. Sotto lo sviluppo di Kaze e pubblicato da Bandai, su PS1 nasce Kamen Rider. Kamen Rider è un gioco di combattimento basato sull'omonimo dramma televisivo giapponese tokusatsu del 1971, creato da Shotaro Ishinomori, conosciuto per Cyborg 009 e sviluppato da Toei Company, tipo Ultraman, Megaloman, Power Ranger e via dicendo. Ma oggi non tratteremo tutta la storia di Kamen Rider, oggi ci affideremo solo ai ricordi di un Enzie all'epoca mini, alle prese con questi supereroi. Ricordi con questo videogioco, dal mio primo approccio fino alla mia prima bestemmia. Ma partiamo con l'ordine. Correva l'anno 2005-2006, non ricordo di preciso. Un giorno, totalmente random, si presenta mia madre che mi regala sto gioco, Kamen Rider. Inizialmente non ci capivo nulla, essendo un gioco solo in giapponese. Però la cosa che mi attirava di più di questi videogiochi erano questi supereroi con questi caschi che somigliavano a delle mosche, cavallette, moschette. Ancora non ho capito. Ma Kamen Rider, il primo capitolo non è solo l'unico a cui ho giocato, a cui sono affezionato, ma bensì ce ne sono anche altri due che vorrei menzionare, ma giusto appunto come menzioni loro, ovvero il Kamen Rider V3 e il Kamen Rider Bike the Race. Kamen Rider V3, che è il seguito delle vicende del primo, e Kamen Rider Bike the Race, che praticamente è questo qui, dove non fai altro che correre, correre, correre sulle moto. Ma questa era solo una piccola menzione d'onore, perché come ho già detto ci focalizziamo sul primo oggi. Come personaggio sceglievo la maggior parte sempre il Rider 1, anche il 2, però l'1 fa figo, no? In più non c'erano solo il Rider 1 e 2, ma anche tutta la combriccola di villain come Garaganda, Ganikomoru, il Chameleon. E poi c'era lei, Acheon, la donna Vespa. Da bambino giocavo la maggior parte da solo alla Play, essendo che mio fratello nacque nel 2004 e quindi era ancora piccolissimo per approcciare alla Play. Ma c'era una figura oscura, arcana, che giocava ogni tanto con me nel tempo libero, mia madre. Passavamo tante giornate a sfidarci su Kamen Rider. Io ero solito scegliere Rider 1 e Rider 2, mentre lei utilizzava sempre Acheon, la donna Vespa. Non facevo altro che perdere, giocavo da solo contro la CPU, vincevo, giocavo contro mia mamma, perdevo. E che cazzo mi viene da dire? Eppure mia madre non è mai stata una giocatrice di picchiaduro, essendo lei una giocatrice unicamente di platform come Super Mario, Crash Bandicoot, eccetera. Oh, ma quando toccava Kamen Rider erano mazzate. Iniziato a odiare sia la donna Vespa che mia mamma. Sono gli anni la mia PS1 fece un viaggio verso la di là ed io smisi di giocare a Kamen Rider. Solo nel 2019 acquistai una nuova PS1 e avendo ancora il disco con me, che esattamente quello che mi regalò mia mamma da bambino, la prima cosa che dissi quando tornai a casa fu: "Mamma, giochiamo." A distanza di anni avrò la mia vendetta. Perché sì, per un cazzo di bambino, per un cazzo di bambino perdere al suo gioco preferito contro la mamma non è che brucia. Di più. Iniziamo a giocare. Lei conosceva bene il suo main, Acheon. Ed io conoscevo alla perfezione il mio, Rider 1. La battaglia iniziò. Ci studiamo a vicenda. Prima una serie di pugni da parte mia, poi un calcio da parte sua. Aia, questa l'ho sentita. La partita andava avanti per minuti finché... Ebbi finalmente la mia vendetta. Con occhi lucidi guardavo la schermata del vincitore. Era il Rider 1 che, giratosi di spalle, va via abbandonando il campo di battaglia, dopo innumerevoli sconfitte, perché ogni volta che si rialzava, cadeva sempre. Ero così fiero dei miei sforzi che se ne uscì mia mamma con: "Vabbè, ma da bambino perdevi sempre." Ora sono 5 anni che non gioco con mia mamma a Kamen Rider. Ah, ci siamo. Eccola. Eccola. Ehi, la pizza. Male. Ma bello. Visti, battere sti cavi, che noi essendo ancora. Ah. Ma ci piace No, no, sì. Aia. Aia.
Chi vince? Tottino di Teloro Campo. Suplex! Boom! Pam! È uno! Pam! No! No! Vabbè, l'ho lasciata vincere. Non pensava proprio.